discusso già in consiglio regionale, venerdì ne parleremo. È un atto indegno contro i lavoratori. Mi auguro che la maggioranza si faccia debita riflessione su ciò che è stato fatto. Sono stati schedati i lavoratori il 31 luglio, chi ha partecipato e chi non ha partecipato, schedati. Questo è peggio di un regime comunista, è peggio del regime della Corea. Veramente quello che succede in Abruzzo è di una gravità inaudita, è calpestare i diritti e la dignità dei lavoratori. C'è un'assemblea, anzi un CDA di Tua per approvare il bilancio, la si fa pubblicamente, si chiede, si ordina ai dipendenti di intervenire, chi non va perché magari deve pensare a far funzionare la società, addirittura deve fornire una giustificazione scritta entro 5 giorni. Io credo che questo succede solamente forse non succede neanche in Corea del Nord o in Turchia o in Venezuela in questo momento. Credo che sia veramente di un così basso livello che è difficile anche giudicarlo. Noi su questa cosa andremo fino in fondo, vogliamo capire i dipendenti che sono andati, chi li paga e se vengono pagati, se qualcuno rimborsa addirittura la trasferta. Vogliamo capire chi ha pagato i 2 pullman, uno partito da Lanciano, uno partito da Pescara, e vorremmo capire anche tante altre cose. Un bilancio chiuso con un utilino, con una operazione di ingegneria finanziaria, un credito del 2015 che era stato cancellato alla vecchia società che si chiamava ARPA, stranamente viene riconosciuto al TUA, e questo gli permette di non chiudere una perdita di oltre 7 milioni. Io attendo il bilancio del 2017 per vedere con quale perdita TUA chiuderà. Se queste sono le premesse, è chiaro che TUA chiuderà con una forte perdita, perché se i soldi vanno spesi per partecipare alle convention di D'Alfonso, credo che veramente sia la società da trasformare e da cambiare.